Mi chiamo Giorgio Cravero, sono un fotografo, mi occupo principalmente di still life, quindi di fotografia di studio, e le due parti di fotografia di still life che affronto con maggiore frequenza sono beverage e food. Sono molto timido, avere a che fare con le persone per me è molto complicato. Sono dall'altra parte molto preciso e molto paziente, quindi ovviamente lo still life era lo sbocco più naturale per le mie aspettative. Diciamo che quello che normalmente costringerebbe le persone, tra virgolette, normali a scappare urlando, per me è rilassante. Quindi l'idea di passare una giornata intera con le pinzette in mano a fare piccoli ritocchi e piccoli spostamenti millimetrici di oggetti su un set o andare a posizionare le singole gocce su una bottiglia è una cosa che mi viene naturale e non trovo assolutamente faticosa a farlo. Diciamo che le cose che mi hanno colpito in assoluto di più della GFX sono innanzitutto la velocità di messa a fuoco, che per essere un medio formato so che chi è abituato al 35 mm sorriderà, ma vi posso garantire che per essere un medio formato è una scheggia. L'incisione delle ottiche è assolutamente notevole. Io mi ricordo usavo ottiche da banco ottico Fuji, quindi hanno un passato storico gloriosissimo dal punto di vista delle lenti, e devo dire che mantengono gli standard enormemente alti. Riesco a lavorare molto meglio e ogni singola informazione ha molto più spazio per essere poi sviluppata in seguito. Quindi avere un'alta gamma dinamica non vuol dire avere la possibilità di sbagliare l'esposizione, perché tanto comunque la correggo. Avere una gamma dinamica così ampia vuol dire permettere di cogliere sfumature e permettere di cogliere dettagli nelle ombre, nelle alte luci, dove normalmente le altre apparecchiature non arrivano più. Ci permette di poter gestire il file in assoluta tranquillità. Amo sempre considerare la fotografia come un mestiere estremamente artigianale, il che vuol dire che più uno lo esercita e più viene naturale, più viene facile, più vengono fuori soluzioni nuove che non avevamo pensato prima e più si ottengono risultati diversi da quelli che ci aspettavamo.